Ciao ragazzuoli, siamo tornati, seconda parte del video, elenco delle 20 squadre, 3 consigliati per squadra, 3 consigliati che se avete in rosa tanto vale tenere, vi possono dare un buon valore aggiunto, soprattutto sono accessibili negli scambi, sia in chiave classic che qualche volta anche in chiave mantra. Detto questo ragazzi, nostra analisi, as always, Fantalab, mi raccomando. Iscrivetevi su Fantalab, parte gratuita e parte a pagamento, una tantum 9,99 euro. Mi raccomando ragazzi, prima di partire nella nostra analisi, seguiteci ovunque, Instagram, YouTube, TikTok e chiaramente ed ovviamente Twitch. Partiamo subito ragazzi, prima squadra di oggi analizzata, 3 nomi per ogni squadra, per ciascuna squadra, è il Monza ragazzi. 3 nomi che a me piacciono molto sono il portiere Di Gregorio, partitona contro la Juventus, veramente io credo 10, 8/10 parate determinanti, veramente un buon prospetto. Il secondo nome che per me è molto interessante qui in chiave mantra è Izzone, un sempreverde della Serie A, abilissimo saltatore, abile marcatore, ha una buona media comunque sia, abbondantemente del 6, è valido anche al mantra in questo caso perché al mantra è listato DDDC. Il nostro nome analizzato per il Monza è un nome che al quale io non davo molto credito in primis all'inizio dell'anno, più che altro perché c'era veramente tanto hype, tanti presupposti di una spesa forse alle volte esagerata per un giocatore che poi effettivamente sì, ha giocato in buona realtà, ha fatto buoni gol, però effettivamente poi non ha portato tutte queste in dotazione tutti questi bonus. Sto parlando chiaramente di Pessina. Media voto, Fanta media voto, pienamente sufficiente, anche qualcosina in più, molto importante questa media assolutamente, solo e solo insufficienze lievi. Buon giocatore comunque da usare, chiaramente ragazzi qui in un mantra acquista appeal essendo CT, in un classic questo è un classico paracadute, magari non sarà svincolato, magari può essere svalutato. Può essere accessibile agli scambi, assolutamente uno scambio multiplo, uno scambio secco, insomma, giostratevela come volete. Per noi questo innesto può essere comunque valido in quelle 3-4 partite in cui lo potrete poi effettivamente andare ad impiegare. Successivamente al Monza abbiamo il Napoli. Il Napoli mi sono trovato in difficoltà, ragazzi, perché è difficile trovare qualche nome che non sia poi effettivamente già stato scoperto. Uno sarà scontato, sarà classico, però non è detto che sia stato preso, magari in qualche lega potrebbe essere svincolato. Due nomi secondo me sono interessanti proprio per la gestione nel lungo periodo del fantacalcio. Il primo nome è Oliveira, il terzino sinistro che tante volte fa turnover, comunque si intercambia con Mario Lui, ha comunque le sue buone presenze, circa una decina, ha già segnato un gol. 13 punti di vantaggio sulla seconda sono importanti. Il Napoli è uno schiacciasassi, è uno schiacciasassi. Può darsi che poi, tra qualche partita ovviamente, non nell'immediato, Spalletti possa sempre di più proporre un turnover forte poi effettivamente di tutto questo vantaggio, che poi magari potrà andare a limarsi, ma potrà anche andare ad allungarsi, ad allargarsi, visto poi effettivamente il rollino di marcia delle seconde. Inter, Milan, Lazio, Roma, comunque Atalanta non ci sembrano squadre di primissima fascia per poter competere poi effettivamente nel disturbo al Napoli. Detto questo, Oliveira è il primo nome, secondo nome che va chiaramente a braccetto. Ha delle presenze con buonissimi voti, del 6,50 abbondante, è Juan Jesus. Noi ragazzi crediamo che complice un Kim che magari può essere preservato, ma un Rachmani ugualmente possono essere preservati in ottica di sfide, in ottica di squalifiche per la Champions League. Ma poi effettivamente ribadisco, per un'ampia forbice tra prima e seconda della classe, noi crediamo che due elementi del genere possano poi avere effettivamente sempre più spazio. Il terzo nome, ragazzi, è un nome che io vi sottolineo sempre. Nei video è già stato trattato, viene trattato spesso durante le live, spesso durante dei reel. È ovviamente il Mascedone Elmas. 17 presenze in campo per lui, solo 6 dal primo, però 5 gol e un assist e un rigore procurato. Le analisi sono sempre le solite: media vuoto clamorosa, squadra che va in goleada, perciò conviene. 5 gol sono tanti. Sono tanti, pensando al di là di un Simeone, di un Raspadori o comunque di tutti gli elementi che entrano, ma anche uno Zielinski non arriva a 5 gol. La heatmap gioca prevalentemente a sinistra, 94,1% dei voti maggiori uguale al 6. Questa è la distribuzione dei voti di Elmas.
Terza squadra, bimbi. Andiamo sulla Roma. E qui è difficile. Io ho dato un nome che due giocano, uno è un po' da pescare. Nel senso che il primo nome per me, al di là di, del sempre dei consigli, in lungo e in largo, sulla difesa della Roma, io vi consiglio di andare a prendere tassativamente Smalling. Smalling per me è un giocatore clamoroso in virtù del fatto della, di marcatura, del fatto di essere poi effettivamente uno stopper. Chiaro che questo è un top per me. Il secondo nome per noi è Zalewski. Conveniente lato mantra, perché fa un doppio ruolo, 15 presenze in campo, 11 dal primo, una media voto pienamente insufficiente, quando poi effettivamente le fasi larghe non spicca mai per prestazioni eccelse, però è un mantra, essendo comunque un paracadute, essendo quantomeno poi effettivamente una sesta scelta, una settima scelta, forse anche un'ottava scelta a seconda delle vostre leghe, si difende. Il terzo nome per la Roma, ragazzi, ho fatto un po' di mix, ho presentato prima il nome su Fantalab e poi su il terzo nome per noi è Sharawi. Un pochino meno conveniente al mantra, essendo WA, perché lì si sa, si predilige comunque i giocatori più di presenza. Io credo che poi effettivamente, al di là che Sharawi dia poca copertura, la meglio fase sia il meglio impiego sia Sharawi a sinistra, Zalewski a destra. Mi piace di più la Roma, più sprintante, più fantasia, più di gamba rispetto all'impiego di Celik. Il Sharawi non è tanto conveniente al mantra, però può essere una buonissima chiave, essendoci stato centrocampista in un classic. Andiamo avanti, ragazzi, ordine alfabetico. Successivamente alla Roma abbiamo la Salernitana. Anche qui, io ho un'opinione un po' contrastante sulla Salernitana, su tanti suoi interpreti, Salvo Dia, Dadovia Candreva, a Piontek sono un po' in dubbio, non mi fa impazzire lì da prendere Dia, al di là di tutto. Tre nomi che poi sono negli 11 titolari, però poi effettivamente tante volte sono sottovalutati. Il primo è ovviamente Ochoa. Per noi qui, ragazzi, analogamente a Di Gregorio, è un portiere che può essere affidabile. Il secondo e il terzo sono due nomi in chiave mantra. Effettivamente due nomi in chiave mantra. Il primo è Lassana Koulibaly, MC, media voto comunque del 6. Terzo nome, che è quello che poi vi andrò effettivamente a presentare su Fantalab, è Villena. Villena è un giocatore particolare, molto conveniente al mantra, ruolo tipico è listato EC, quindi è veramente duttile, lo potete impiegare in tantissimi moduli. Comunque sia un buon bottino, al di là della media voto pienamente insufficiente, anche qui ribadisco, soffre poi effettivamente l'andamento della Salernitana. Se tu impieghi, è il classico giocatore che è o bene o male, esattamente come vi dicevo un secondo fa, o bene o male. È incredibile come sia abbonato al 5,5 e quando faccia bene faccia gol. È un dato veramente, veramente, veramente paradossale. Il problema è che, ragazzi, questo ragazzo ha il senso del gol. Ha il senso del gol e per noi ad appuntarci o comunque da tenere squadra, come in un mantra, inizia a avere valenza. Andiamo avanti, bimbi. Posta Salernitana abbiamo la Sampdoria. Qui ho avuto molta difficoltà perché non ci sono elementi che mi piacciono, chiave mantra, ma comunque chiave classica, chiave fantacalcistica. Vi ho dato chiaramente tre nomi, sono tre nomi che per me, per esperienza, per ruolo, poi effettivamente lato mantra, sono quelli che magari o sono poco valutati, o sono svincolati, o sono chiaramente arrivati successivamente. Il primo nome è Millaudero, sempre affidabile. Al di là poi effettivamente delle cascate di gol che subisce la Samp, è un portiere che in ottica modificatore può dire la propria. Il secondo nome è Winks, chiamatelo come volete. Enorme esperienza con il Tottenham. Qui è più chiave mantra che classic, è un mediano, è un MC. Sembra aver preso il proprio posto sulla mediana. Sono tre le partite già giocate consecutivamente. Vediamo Sabiri. Terzo nome, qui sono andato ultra difensivo perché a me poi effettivamente la fase offensiva della Samp non intriga. Sono andato ultra difensivo, è il nome che vi andrò a proporre. Il nostro nome è Nuitink, ovviamente, ragazzi. Media voto del 5,9, Fanta media voto del 5,8. Comunque sia, per me si difende. Ha dato già più ordine. 10 presenze in campo, 8 dal primo, titolare inamovibile, 2 cartellini gialli. Un paio di gol, secondo me, li potrebbe anche staccare. Al di là di tutto, anche qui, ragazzi, non si parla di un titolare inamovibile. Si parla di un giocatore che comunque ha la sua enorme esperienza. Può tranquillamente fare il leader in una squadra, anche se è appena arrivato. Deve essere considerato come tale. Andiamo avanti, ragazzi. Successivamente alla Samp abbiamo il Sassuolo. Qui sono andato un po' oltre. Nel senso che non ci sono nomi esagerati. Qui vi do più che altro indicazioni sulla gestione. Ho messo in mezzo Erlich, ho un po' deluso perché ha fatto poche presenze, mi sembra 13 presenze, però è un giocatore che fa bene in marcatura.
È un giocatore che fa bene in marcatura, è un giocatore che sa saltare di testa. Noi crediamo che possa essere il principale compagno di reparto assieme a Ferrari. Occhio, perché comunque anche Ferrari nelle ultime 3-4 presenze si è accomodato un paio di volte in panchina. Un altro nome è la gestione di Berardi, bimbi. Quanti ragazzi ho sentito su Berardi, ma che cosa faccio con Mimmo, che cosa faccio, che cosa non faccio. Mimmo si tiene. Io non credo andrà come un rullo compressore come stagione scorsa. Quest'anno ho avuto un paio di infortuni muscolari che si sentono sempre. Si sentono sempre. Mimmo comunque sono anni che gravita sui suoi 14 gol. Sempre, tutti gli anni. Gravita su queste cifre. Comunque sì, ragazzi, quello che voglio dirvi è non regalatelo. Detto questo, il terzo nome, ragazzi, qui vi ribadisco, sono andato un po' a sensazione, anche seguendo un po' il mercato, è Bairami. Per noi qui acquista molta più credibilità, perché è una squadra Sassuolo diversa, una squadra dove si porta molto di più il pallone, dove c'è molta più tattica, dove magari si può anche qui giostrare un po' a seconda poi effettivamente delle punizioni. Io non credo, però magari ci sono in campo queste soluzioni. Si potrebbe spartire le punizioni con Berardi, calci pezzati con Berardi. Comunque Bairami ha un buon tiro libero. Ad Empoli lo davo via, complice anche l'esplosione di Baldanzi o comunque tutti i giocatori giovani. A Sassuolo io lo tengo prepotentemente, sia che vada a fare la mezzala, sia che vada a fare poi l'esterno a tre, si lotta il posto con Laurente. Non credo, io credo vada a fare la mezzala. O magari un 4-2-3-1 un po' atipico, salendo nel ruolo come trequartista. Difficile, perché il Sassuolo non ha mai impiegato il trequartista, se non con Raspadori, anche se era camuffato più da seconda punta aggiunta. Andiamo avanti, ragazzi, nella nostra analisi. Successivamente al Sassuolo abbiamo lo Spezia. Spezia anche qui che, al di là dei nomi noti, al di là poi dei nomi che non mi convincono, ho tirato fuori tre nomi. Il primo è ovviamente Dragowski, tornato da un infortunio che è fatto veramente male vederlo in televisione. Il secondo nome per me è Holm, lo abbiamo introdotto in lungo ed in largo, terzino validissimo, valida al mantra è DD, cioè penuria di difensori destri al mantra. Il terzo nome, anche qui bimbi, al di là poi del verde, di giocatori che difficile vi aiutino nella tirata, per me è sempre meglio prima pensare a avere una coperta lunga. Avere la coperta lunga, qui ho un nome più in chiave mantra che in chiave classic, è Burabia. Burabia è uno stacanovista. È un mediano, vedete bene dalla heat map, 20 presenze, sempre in campo, 19 dal primo, 2 gli assist, comunque un buon dato sotto il punto di vista dei malus, solo 3 i gialli, 5,92 di media, 5,95 la fanta media voto. È un buon, è un buonissimo slot. È un buonissimo slot per il ruolo che ti copre. Essendo un MC, ribadisco, ragazzi, fino alla nausea, mediani ce n'è pochi. Burabia può essere tranquillamente un Olizza. Andiamo avanti, bimbi. Successivamente allo Spezia abbiamo il Torino. Siamo in casa Torino. Il primo nome è Vojvoda. Un pochino meno conveniente forse al mandra, perché vi spinge con l'impiego di Vojvoda a giocare obbligatoriamente con un modulo che debba contemplare le E. Vojvoda è solo E. Però al classic è un giocatore valido. Un assist man, forse alle volte un pelino incline agli infortuni. Detto questo, è il titolare inamovibile della fase sinistra del Torino. Ribadisco, ha un ottimo piede. Il secondo nome su cui mi piacerebbe fare un po' più di chiarezza è Miranchuk. Ragazzi, Miranchuk, se non lo avete, io lo andrei a prendere tassativamente. Per quale motivo? Perché è un trequartista che ha un piede clamoroso, qualche volta incline agli infortuni. Ma a me piace la gestione che sta facendo Juric sui trequartisti, dal primo all'ultimo. Se devo prendere uno dei due tra Miranchuk e Vlasic, io prendo tutta la vita Miranchuk. Miranchuk per me è il primo dei rigoristi in lizza in dotazione poi a Juric. Occhio, perché diventa prepotentemente un top, ragazzi, se Miranchuk continua con questi numeri, perché ha già fatto 6 gol con qualche assenza. Di contro la media voto si alza, mettiamoci anche un paio di rigori ipotetici da qui alla fine dell'anno. Occhio, occhio bimbi, perché può arrivare in doppia cifra Miranchuk. Terzo nome che vi vado a presentare poi effettivamente sul Fantalab è Ricci. Anche qui mediano al mantra, validissimo, media voto, per me parla per lui. Ha fatto un salto pazzesco a livello poi di distribuzione medie. 6,25 la media voto, 6,39 la fanta media voto, 14 presenze in campo, 12 dal primo, un gol e un assist, 4 gialli. Comunque un dato secondo me, sì, per le presenze un po' troppo in malus, però comunque il ruolo in campo è quello lì. Ragazzi, è valido questo bimbo. È valido. Può essere una valida chiave per il classic, perché comunque queste medie per me non si disegnano mai.
può essere una settima scelta in un classic. Per me qui diventa un titolare in un mantra. Per noi lo andiamo a prendere, soprattutto in un chiave mantra noi lo andiamo a prendere. Andiamo avanti ragazzi, post Torino, analizziamo l'Udinese. Udinese che anche qui, al di là poi dei nomi noti, ho dato tre nomi che a me piacciono soprattutto per il loro impiego e quello che fanno in campo. Al di là poi effettivamente delle medie voto, il primo è Bijol, abilissimo saltatore, già due gol per lui all'attivo, abbastanza pulito comunque negli interventi, ho visto di peggio. Possono scappare un altro paio di gol per Bijol, per noi è assolutamente da mettere nelle nostre rose. Il nostro nome è Tuven, campione del mondo tra l'altro. Andrebbe a prendere quello che è il ruolo di De Lofeu, anche se non è un giocatore alla De Lofeu, però è un giocatore che ha molta esperienza, è un giocatore che può fare i suoi gol, può fare meglio sotto il punto di vista gol fatti, gol segnati, media voto rispetto a Success. Il Beto è l'inamovibile, si lotta al posto con Success, per me Tuven con l'esperienza che ha può dare, no, anche quel brio in più a livello poi di mobilità nell'attacco dell'Udinese. Il terzo nome che io vi vado a presentare è un nome molto forte. Mi aspetto un'esplosione a 360 gradi di questo prospetto, di questo ragazzo. Un po' meno conveniente al mantra attualmente perché è Tissecco. Non capirò mai questa gestione perché gioca mezzala, perché lo devi listare Tissecco. È una squadra che non utilizza il trequartista da anni. Io credo da almeno 4 anni l'Udinese non usi il trequartista. Non capisco come mai listarlo come trequartista. Al Classic è veramente valido. È un giocatore un po' alla Elmas. Giocatore un po' alla Elmas, praticamente uguale a Elmas, perché molte di più le presenze in campo, un dodicesimo uomo è il primo a entrare, però poi effettivamente come impiego dal primo è un po' più rarefatto, ecco, l'impiego dal primo di questo elemento di Samardzic. Ci sono 6 le presenze al primo, ben 4 gol e un assist. Ultima squadra della nostra analisi, ragazzi, siamo arrivati in fondo, spero vi sia piaciuta. Ultimissima squadra della nostra analisi in ordine alfabetico, andiamo sul Verona ovviamente, anche qui 3 nomi. Un caso da, secondo me, da volere in rosa a tutti i costi, valido sia al Classic che al Mantra. Due nomi che secondo me possono dire la loro per le giornate che avanzano fino alla fine del campionato. Il primo nome è Ian, giocatore che magari sotto il punto di vista media voto non dice granché, ma io ho visto le partite del Verona, si sta rientrando in carreggiata quantomeno a livello di prestazioni. Andiamo a prenderlo anche qui da schierare come salva gente, da metterlo in casa quando ha contro profili del genere. Noi Ian può dire tranquillamente la sua. Il secondo nome è già analizzato, ma io ve lo ripropongo ragazzi, è De Paoli. Faraoni non dà sicurezza dal punto di vista fisico, ma poi effettivamente dal punto di vista del rendimento. De Paoli dovrebbe essere il titolare. Sta maturando questo ragazzo, sta facendo entrambe le fasi, qualche volta entra anche in mezzo al campo, si inserisce anche a chiudere l'azione piuttosto che crossare. Esempio l'ultimo gol di testa di De Paoli, insegna, noi lo andiamo a prendere. Qui io ragazzi vi do un giocatore che ad oggi era rimasto abbastanza inanimato, si sta prendendo prepotentemente la scena, vuoi perché è stato magari responsabilizzato, vuoi magari perché ha un ruolo più centrale nella squadra proprio a livello di impiego, vuoi perché effettivamente, ribadisco, al Verona servono i gol, e questo è un ragazzo che i suoi gol li ha sempre portati. Sto parlando di Lazovic ovviamente. 3 gol, deve essere aggiornato, sono 4 i gol per lui, 2 assist, trenino sulla fascia, occhio perché è stato spostato trequartista. Questi sono i voti di Lazovic. Validissimo al mantra e W, al mantra è veramente un crack per me Lazovic, in tutte le leghe per me è un crack. È da prendere per me Lazovic anche in un classic. Ribadisco, considerando tutti questi fattori del Verona, a pochi gol, voglia di salvarsi, e di contro, considerando anche che le altre squadre andranno forse a battere un po' la fiacca, o quantomeno rallentare un po' il ritmo di marcia, allora è giusto secondo me andare a picchiare su quegli elementi del Verona che sono un pochino più senatori, su quei giocatori con un pelino più di motivazione. Siamo in chiusura bimbi, spero che questo video vi sia di aiuto. Per il bro si è stato, ha listato qualsiasi cosa, ha guardato qualsiasi giocatore, spero vi sia veramente d'aiuto. Detto questo, ovviamente faremo uscire altri contenuti, come sempre vi ribadisco ragazzi, se vi piace Fantalab iscrivetevi su Fantalab, veramente merita. Al di là di questo, seguite Bros ovunque, per noi è vitale. Dal Bro, dai Fanta Bros è tutto, ragazzi, a presto e buon fantacalcio.